Milady, ho bisogno del tuo aiuto. Che c'è, Pilù? Dobbiamo realizzare un bel camino e appenderci sopra le calzette, così la Befana quando arriva sa dove mettere tutti i dolci. Oh sì, bella idea, ti aiuto più che volentieri. Dai dai, diamoci da fare, deve essere una sorpresa per Lampo e Polpetta, loro non sanno niente. Allora sbrighiamoci perché tra poco saranno qui. Innanzitutto ci servirà una sfoglia di pasta marrone chiaro. Questo sarà proprio il nostro camino. E come farà a diventarlo? Aspetta Pilù, adesso ti faccio vedere. Innanzitutto dobbiamo ritagliare un bel quadrato. Deve essere parecchio grosso. Ecco qui. E ora via anche le altre due estremità. Perfetto, così può andare. Carino, ma dobbiamo fare anche il fuoco, altrimenti non sembrerà affatto un camino. Ma certo, per quello ci servirà della pasta rossa e gialla. Ecco qui, tre palline rosse e tre palline gialle. Dobbiamo realizzare le fiamme. E come facciamo? Allora prendiamo la pallina e arrotoliamola così tra le dita. Deve sembrare un po' una gocciolina, tipo questa. Poi la schiacciamo. Ed ecco qui la prima fiammella. Ora facciamo la stessa cosa con tutte le altre. Aspetta, aspetta, voglio provarci io. Allora, vediamo se ho capito bene. Basta semplicemente arrotolarla così tra le dita. Beh, ma è abbastanza semplice. Eccola qui. Posso realizzarle tutte? Oh sì sì, certo, fai pure. Ah, grazie, sembra davvero divertentissimo. Ecco qui quella rossa. E adesso facciamo anche le tre gialle. Ecco qua, sono tutte pronte. Ora cosa dobbiamo fare? Ora le posizioniamo qui sul nostro finto camino. Ti faccio vedere come. Allora, quella rossa più grande la mettiamo qui al centro. E le altre due più piccole ai lati. In questo modo. Ora prendiamo quelle gialle e le mettiamo sopra le rosse. Ecco qui, proprio così. Visto? Sembra proprio un fuoco finto. Sì, è vero, ma manca la legna, quella non l'abbiamo fatta. Ah già, è vero, non ci avevo pensato. Aspetta, quella la so fare io, vado a prendere la pasta marrone. Eccomi qui, da questo salsicciotto dovremo tagliare vari pezzetti, saranno proprio i nostri tronchi. Oh beh, allora è semplice realizzarli. Sì sì, guarda, ecco qui, ci basterà tagliare tanti piccoli pezzetti. In questo modo. E ora non ci resta che attaccarli sotto il fuoco. Proprio così. Visto com'è stato semplice? Oh, hai davvero ragione. Sembra un camino ancora più reale. Già, però possiamo disegnarci sopra delle mattonelle. Che ne dici? Oh sì, così sembrerà ancora più vero. Allora prendiamo semplicemente uno stuzzicadenti e tracciamo delle linee orizzontali. Proprio così. È facilissimo. E ora dobbiamo fare delle linee in verticale alternate per fare le mattonelle. Dobbiamo farne una qui e una qui. Poi le facciamo in mezzo. Così. E ancora spostate. E ancora sotto. Oh, sei davvero bravissima, Milady. Sapevo che potevo contare sul tuo aiuto. Già, ma ora dobbiamo fare una piccola mensola, altrimenti le calze come le attacchiamo? Oh, giusto, giusto, come la facciamo? Guarda, è semplicissimo. Dobbiamo prendere una sfoglia di pasta marrone e ritagliare un bel rettangolo. Quella sarà la nostra mensola. Lo faccio io, lo faccio io. Allora, vediamo. Beh, non è difficile da fare. Ecco qui. Tagliamo anche da questa parte e accorciamola un pochino. Ora togliamo tutti i pezzi in eccesso ed ecco fatta la mensola, è pronta. Bene, allora attacchiamola sul nostro caminetto. Ecco qua, proprio qui sopra. Wow, è davvero bellissimo. Già, ora possiamo preparare quattro belle calzette, una per ciascuno. Oh sì sì, facciamole subito. Adesso ti faccio vedere come si fanno le calzette della Befana. Innanzitutto prendiamo una pallina arancione e facciamo un piccolo salsicciotto. In questo modo. Dopodiché dobbiamo schiacciare solamente una punta. E poi schiacciare tutta la calza. E continuare così fino a quando non prenderà la forma giusta. Ecco qui, direi che così può andare bene. Visto com'è stato semplice? Oh sì, è facilissimo. E adesso possiamo attaccare una strisciolina di pasta bianca sopra. Ottima idea.
Ecco qui. Oh sì, così è perfetta. Guarda, ne ho preparate altre tre. Forza, forza, allora attacchiamole al camino, perché Lampo e Polpetta stanno per arrivare. Oh sì, sì, sbrighiamoci. Eccoci di ritorno. Oh, giusto in tempo. Oh, giusto in tempo. Wow, ma che cos'è questo caminetto? È nuovissimo. Abbiamo preparato una sorpresa per voi e abbiamo appeso le calze della Befana. Già, perché stanotte arriverà a portare tutti i dolci. Dolci? Non vedo l'ora. Beh, ormai si è fatto tardi. Sarà meglio andare tutti quanti a dormire, altrimenti la Befana non passerà. Oh sì, credo sia una buona idea. Allora, buonanotte a tutti quanti. Ciao. Già, buonanotte. Ciao ragazze, grazie mille. Beh, la sorpresa è uscita proprio bene. Già, adesso però andiamo a dormire anche noi. Ah, e così i 44 gatti stanno aspettando la Befana, eh? Gli farò un bello scherzetto. Mi travestirò da Befana e ruberò tutti i loro dolci. Innanzitutto mi servirà un bel vestito lungo e nero, proprio come quello della Befana. Quindi prendiamo una sfoglia di pasta nera, tagliamo via un bel pezzo per fare il vestito. Ecco qui. E ora non mi resta che indossarlo. Ecco qui. Il vestito è pronto. Ora però devo farmi un bel mantello. La Befana ha un cappuccio lungo lungo nero, quindi prendiamo altra sfoglia di pasta e avvolgiamola intorno alla testa. Così è perfetto. Una perfetta Befana. Però la Befana ha il nasone. Sarà meglio fare anche quello. Allora prendiamo un po' di pasta rosa, allunghiamola un pochino e attacchiamola proprio qui sul mio naso. Sono un po' ridicolo, ma almeno non mi riconosceranno. Eppure manca qualcosa. La Befana come fa ad arrivare sul tetto? Ma certo, vola sulla sua scopa. Allora dobbiamo realizzarla subito. Prendiamo una pallina di pasta, schiacciamola leggermente da un lato e attacchiamoci un salsicciotto per fare il bastone. Ecco qui. E anche la mia scopa è pronta. Ora non mi resta che andare sul tetto. Che cos'è questo rumore? Sembra aver smesso. No, eccolo ancora. Magari è la Befana. Provo ad andare fuori a vedere. Che faticaccia arrivare qui sul tetto. Pensavo fosse molto più semplice. Non ho avuto una bella idea. E ora come entro qui dentro? Non mi deve vedere, altrimenti se ne andrà via e non mi porterà i dolci. Sembra esserci qualcuno là sul tetto. Proviamo a indietreggiare un po'. Eh sì, è proprio la Befana. Devo avvisare subito Lampo. Lampo, Lampo, sveglia. Ehi, Lampo, svegliati. Oh, Polpetta, che c'è? Stavo dormendo così bene. Ho visto la Befana. Hai visto la Befana? Ma cosa stai dicendo? Sì, sì, è proprio qui sul nostro tetto. Sta cercando di entrare dal comignolo. Davvero? Ma ne sei proprio sicuro? Certo che ne sono sicuro. Allora forza, andiamo subito a vedere. Aspettami, aspettami. Scenderà sicuramente dal camino. Ma non si brucerà col fuoco. Ma no, la Befana è magica, non sente il dolore del fuoco. Presto, presto, nascondiamoci qui dietro così non ci vedrà. E adesso proviamo a entrare. Ecco, ecco, sento che sta scendendo. Ah, brucia, brucia! Ah, mi sono bruciato tutto! Ma chi ha lasciato il camino acceso? Ma Befana, tu non dovresti sentire il dolore del fuoco. Già, tu sei magica. Ehi, un momento, tu non sei la Befana. Oh no, tu sei Romeo. Eh? No, no, io sono la Befana, guardate, ho anche la scopa. Ops, si è staccata. Ehi, ma cosa sono queste urla? Romeo, perché c'è Romeo in casa nostra? Perché si è travestito da Befana e scommetto che voleva rubarci tutti i dolci. Ma no, no, cosa state pensando? Oh, oh, non so cosa fare, aiuto, scusate, ciao. Ehi, hai dimenticato un pezzo di scopa. Fatemi capire una cosa, ma come ha fatto Romeo a entrare in casa nostra? Si è calato dal camino, proprio come la vera Befana. Già, solo che il fuoco era acceso e si è bruciato
tutto. Ha fatto talmente tanto rumore che Polpetta si è svegliato pensando fosse la vera Befana. Già, che delusione, io speravo che mi portasse i dolci. Ma è ancora presto, la Befana arriverà sicuramente più tardi. Allora Romeo è andata doppiamente male, perché se voleva rubarci i dolci non poteva farlo perché non c'erano ancora. Beh, l'importante è che ve ne siete accorti e che l'avete cacciato. Certo, di sicuro non lo volevamo qui in casa nostra. Siamo proprio una squadra gattastica. Allora bambine, avete visto che brutto scherzetto ha fatto Romeo ai 44 gatti? Per fortuna Lampo e Polpetta se ne sono accorti in tempo. Se questo video vi è piaciuto lasciateci un bel mi piace e se non lo avete ancora fatto cliccate qui per iscrivervi al canale. Mentre se volete vedere tantissimi altri video cliccate qui e noi ci vediamo prestissimo. Ciao bambini!